Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio sulla mia collezione di Magic the Gathering. Io sono il vostro caro Giulio ed oggi iniziamo la prima parte della mia collezione di carte non comuni per quanto riguarda il colore bianco. Andremo da qualcosa di un po' passato fino al moderno di oggi. Ma non perdiamo altro tempo, se non un secondo per ricordarvi di lasciare un mi piace a questo video e di iscrivervi al canale se vi piace il contenuto. E quindi adesso iniziamo. La prima carta che andiamo a vedere oggi è la pioggia di lame con questo bellissimo layout, possiamo chiamarlo vintage, non troppo centrato. Un istantaneo che costa un mana bianco ci dice che la pioggia di lame infligge un danno ogni creatura attaccante, molto bella. Alcuni dicono che siano le armi degli eroi caduti in battaglia, assetate di un'ultima occasione di gloria. Illustrazione di Rob Alexander, carta del 2005, mi pare di leggere, 2003. Questa pioggia di lame, seguita da il chierico martire, creatura chierico che costa un mana bianco ed è un 1-2, tappando 3 di cui un mana bianco, tappando la creatura sacrificando il chierico, distruggi tutti gli incantesimi. I nostri pensieri più nobili sono i primi e gli ultimi. Illustrazione di Alan Pollack per questo chierico martire, questa volta mi sembra giusto. Messa a fuoco, aiutami tu. Niente, non ce la fa. 2002. Lo faccio prima vedere io. Chierico martire, seguito dall'anziano di Magiscuda, creatura mago chierico che costa 6 mana di cui uno bianco ed è un 2-3. Tappa 2 chierici stappati che controlli. Previeni tutto il danno che una creatura bersaglio infliggerebbe in questo turno. Tappa 2 maghi stappati che controlli. Previeni tutto il danno che una magia bersaglio infliggerebbe in questo turno. Molto bello. Potrai combattere se il ritaro degna la tua causa. Illustrazione di Christopher Moeller, l'anziano di Magiscudo. Seguito a sua volta dall'estrazione dell'aura, un istantaneo, che costa 2 mana, di cui oro bianco. Metti un incantesimo bersaglio in cima al grimorio del suo proprietario. Ciclo 2. Tappando 2 e scartando questa carta dalla nostra mano, possiamo pescare una carta. Ogni giorno i chierici dell'ordine raccolgono più energia possibile dal mirare, sperando di ritardare la caduta di Otaria. Luca Zontini per questa illustrazione dell'estrazione dell'aura. Qui abbiamo i beniamini della folla, creatura soldato che costa 7 mana di cui uno bianco ed è un 4-4. Tappando 4 mana di cui uno bianco, tappiamo una creatura bersaglio. Sempre di quello bianco, i beniamini della folla prendono più 0 più 5 fino alla fine del turno. Interessante. La marmaglia sembra apprezzarli. Assicurati che vincano, poi registrali per domani. Patriarca della Cabala. Illustrazione di Roger Raup per i beniamini della folla. E a seguire, dopo una grattata di barbetta, abbiamo lo schermidore di Mantovento, una creatura soldato uccello che costa 4 mana di cui uno bianco ed è un 2-3 con volare. Ogni qualvolta lo schermidore di Mantovento viene bloccato, puoi stapparlo e rimuoverlo dal combattimento. Sono addestrati nell'arte di sfidare la sorte.
Sentinelle, della Sentinella di Montovento, molto bella tra l'altro quell'illustrazione, bellissima la corazza. Qui arriviamo a Mirrodin con la tempesta di luce, un istantaneo che costa 3 mana di cui uno bianco, distruggi tutti gli incantesimi. Questo mondo sa della mano di un altro, qualcuno o qualcosa sta sfidando il potere degli dèi e plasmando questo pianeta. È mia intenzione fermarlo. Clissa, Sunseeker. Illustrazione di Winnie Englund per la tempesta di luce che sta colpendo Mirrodin. Senza prendere due carte, la prossima, di ottava edizione, sono i difensori risoluti. Creatura soldato che costa 5 mana, di cui 2 bianchi, ed è un 3-4. Quando i difensori risoluti entrano in gioco, guadagni 4 punti vita. Il segreto per vincere qualsiasi scontro è semplicemente restare vivi. A me piace tantissimo il layout col bordo bianco, tantissimissimo. Illustrazione di Tristan Elvel per i difensori risoluti. E qui abbiamo l'emissario della speranza. Creatura spirito che costa 3 mana, di cui 2 bianchi, ed è un 2-1 con volare. Ogni qualvolta l'emissario della speranza infligge danno da combattimento a un giocatore, tu guadagni un punto vita per ogni artefatto che quel giocatore controlla. Interessante. Illustrazione di RK Post per l'emissario della speranza. Carino. Comodo per lo standard di Mirrodin e Darksteel a suo tempo. Ma qua abbiamo il mago combattente Leonoid, creatura mago felino che costa 4 mana di cui uno bianco ed è un 2-3. Tappandolo, la creatura bersaglio prende più ne più uno fino alla fine del turno. Ogni qualvolta giochi una magia, puoi stappare il mago combattente Leonoid. Bello. I più forti d'orgoglio non si misurano dall'acciaio che tengono in mano, ma da quello che ospitano nell'anima. Stephen Tappin per il mago combattente Leonoid. Qui abbiamo il tono del plasma metallo, una carta con un'illustrazione secondo me bellissima. È una stregoneria che costa un mana bianco. Passa rassegna il tuo grimorio, scegli una carta equipaggiamento, rivelala e aggiungila alla tua mano, poi rimescola il tuo grimorio. Alcune lame prendono di mira chi le brandisce. Tim Hildebrand per il dono del plasma metallo. Carta anche questa qua, quinta alba, per me storica. E qui abbiamo i saccheggiatori Auriok, creatura soldato umano che costa 4 mana di cuero bianco ed è un 2-4. Tappando 2 mana di cuero bianco, riprendi in mano dal tuo cimitero una carta artefatto bersaglio, con costo di mana convertito pari o inferiore a 1. Memnarch e i Vedalken, sì, saccheggiano la maggior parte dei macchinari più grandi, lasciandoci solo gli avanzi, ma per noi sono abbastanza. Rendi Kallegos per questi saccheggiatori di Auriok. E ancora abbiamo l'esploratrice Solcacielo, creatura cavaliere felino che costa 3 mana di cui 2 bianchi è un 1-1 con volare e doppio attacco. Come la prima luce dell'alba acceca chi non è preparato e mette in fuga le ombre, credo, dei Solcacielo. Greg Staples per l'esploratrice Solcacielo. Illustrazione super dinamica, una delle poche così dinamiche secondo me di Magic. Molto più dinamiche in Pokémon, per esempio. Qui abbiamo lo sgominare, un istantaneo che costa 3 mana di cui uno bianco. Distruggi una creatura bloccante, bersaglio, molto comoda in realtà. Tutte le creature hanno una luce interiore, lasciate che vi mostri le vostre. Usciamo di veggente. Carl Critchlow.
interessante questa qua, fastidiosa ed inaspettata per l'avversario. Qui abbiamo un formato di carte che io apprezzavo e che mi dispiace che abbiano perso in favore di quelle double face. Qua abbiamo prima il Bushi, piede dolce, una creatura soldato umano che costa un mana bianco ed è un 1-1, e ci dice che quando una creatura a cui sta per essere inflitto danno da Bushi, piede dolce, in questo turno viene messa in un cimitero, ruota Bushi, piede dolce. Ruotandolo abbiamo Kenzo, cuore duro, doppio attacco, Bushido 2. Quando questa creatura blocca o viene bloccata, prende +2/+2 fino alla fine del turno. È molto bella questo layout. Si vede però che Wizard ha deciso che era meglio il fronte retro. Ma che dire? Ancora continuiamo e abbiamo il viaggio extramondo, un istantaneo arcano che costa 2 mana, di cui 1 bianco. Rimuovi dal gioco una creatura bersaglio. Alla fine del turno rimetti in gioco quella creatura sotto il controllo del suo proprietario con un segnalino +1/+1. Il passaggio vibrò e io percepì una gelida brezza. Quando la mia vista si rischiarò, mi trovai sola tra i corpi dei miei amici caduti. Diario rinvenuto a Numai. Illustrazione di Vance Kovacs per il viaggio extramondo. Seguito da un altro viaggio extramondo che non era previsto, in realtà l'ho preso doppio, pardon. Seguito da Contraccambiare, un istantaneo che costa un mana bianco. Rimuovi dal gioco una creatura bersaglio che ti ha inflitto danno in questo turno. Come l'anima nobile richiama a sé la virtù, così l'anima malvagia richiama il dolore. Insegnamenti di 8 code e mezza ed illustrazione di Pat Lee per questo Contraccambiare. Next abbiamo la Samurai della Pallida Barriera. Creatura Samurai Volpe che costa 2 mana bianchi ed è un 2-2 con Bushido 1. Quando questa blocca o viene bloccata, prende +1/+1 fino alla fine del turno. Se un permanente sta per essere messo in un cimitero, invece, rimuovilo dal gioco. E vale per tutti. Molto interessante. Christopher Moeller per la Samurai della Pallida Barriera. Molto molto interessante in realtà come carta. Eliminiamo praticamente il cimitero di tutti. Hatamoto di Konda, creatura samurai umano che costa 2 mana, di cui 1 bianco ed è un 1-2 con Bushido 1. Fin tanto che controlli almeno un samurai leggendario, l'Hatamoto di Konda prende +1/+2 e ha cautela. Cautela significa che questa creatura attacca senza tappare. Illustrazione di Lars Grant West per l'Hatamoto di Konda. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carte ancora. Siamo quasi in fondo a questo nostro episodio che continua con i sovrintendenti samurai. Creatura samurai umano che costa 6 mana, non 5 ma 6, di cui 2 bianchi ed è un 4-4 con Bushido 2. Dal momento in cui pronunciarono il loro giuramento, appartennero al loro signore spada e anima. Mitch Cotty per i sovrintendenti samurai. Molto bello, io ribadisco, devo assolutamente farmi un mazzo samurai mono bianco, assolutamente. Campo di soppressione, un incantesimo che costa 2 mana bianchi. Le abilità attivate costano 2 in più per essere giocate, a meno che siano abilità di mana. La più temibile punizione di Azorius è essere liberati, rispediti nel mondo senza alcuna difesa magica. John Avon
terz'ultima, quart'ultima carta. Il crogiolarsi nella luce, istantaneo, che costa 2 mana, di cui uno bianco, e ha la beta radianza. Scegli un colore. La creatura bersaglio e ogni altra creatura che abbia almeno un colore in comune con essa guadagnano protezione dai colori scelto fino alla fine del turno. La verità brilla anche nell'oscurità. Coloro che marciano nella strada della verità sono sempre illuminati dalla virtù. Alex Orley Orlandelli per il crogiolarsi nella luce. Proprio questa è proprio una carta bianca. Non saprei come altro definirla. Terz'ultima carta. È lo spargisabbia. Creatura spirito che costa 4 mana, di cui uno bianco, ed è un 1-3. Tappa 3 creature stappate che controlli. Tappa una creatura bersaglio. Fluttua tra le strade come una barrezza di sospiri, consumando la frenesia con sogni e palpebre pesanti. Illustrazione di Kev Walker per lo spargisabbia, creatura spirito. Design molto interessante. Penultima carta è il Kannushi del santuario vuoto. Creatura chierico umano che costa un mana bianco ed è un 1-1. Il Kannushi del santuario vuoto ha protezione dai colori dei permanenti che controlli. Increspa le pieghe, curva la carta, scaccia gli spiriti, proteggi l'anima. Round Spears per il Kannushi del santuario vuoto. Ed infine, l'ultima carta di questo episodio è il Kami della morte onorevole. Creatura spirito che costa 7 mana, di cui 2 bianchi, ed è un 3-5 con volare. Ogni qualvolta viene inflitto danno al Kami della morte onorevole, guadagna altrettanti punti vita. Ha poi l'abilità Muta Anima 6. Quando questa carta viene messa in un cimitero del gioco, può riprendere in mano una carta spirito bersaglio con costo di mana convertito pari o inferiore a 6 del tuo cimitero. Mica male. Mark Zuck per questo Kami. E anche oggi siamo arrivati al termine del nostro video, nel quale abbiamo visto e letto 27, perché ce n'era una doppia. Come sempre vi ringrazio di essere rimasti e rimaste qui con me. Lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto e vi siete rilassati.